tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con la mia amica Etta. Finalmente finalmente sei partecipe di un mio video, dai, non vedevo l'ora. E oggi siamo qui da Maiselleria per registrare un video super divertente. Ci vedete con in mano i cestini di Maiselleria che potrete utilizzare se venite a fare shopping qui in negozio, con i quali cercheremo di acquistare tutto il possibile in un minuto. Ci sfidiamo a questa cosa, vediamo un po'. Secondo me sarà una cosa super divertente, quindi non vedo l'ora. Noi facciamo la sfida e ci vediamo dopo a fare un unboxing di quello che abbiamo messo nei nostri cestini e a vedere chi vince la sfida spendendo più soldi in un minuto. Ah, vabbè, dai, vai. Carta, forbice, sasso. Vinto io, quindi inizio io. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, via! Ma no, ma non ci stanno tutte queste cose. Va bene, io dai. Mi lancerei qualcosa addosso. Quanto? 12. Sì, però sta barando, non si sta più palesemente niente in quel carrello. Nessuno ha detto che non può usare 3, il corpo. 2, 1. Stop. No, lo posso ripartire. La cosa più divertente che io abbia fatto nella mia vita, cioè letteralmente il minuto più divertente della mia vita. Io arriverò qua e prenderò tutte le cose di Elena e le metterò nel mio carrello. Ma io non mi vedete correre perché io non corro, non mi ha mai visto correre nessuno nella vita perché io proprio non lo faccio. 5, 4, 3, 2, 1, via! È andata sui pantaloni. Questa è tattica. Questa è tattica. C'era anche la polo che potevo prendere. Sai mai che una cravatta ti serva? Infatti, le staffe. 30 secondi. Non ha la corsa ma la tattica vincente. Io sono andata di tattica e quick 15 secondi. Dove sono le Veredus? Qua. No! Aspetta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fine. Ho preso una manciata di frustini. Dici come ti senti? Stanca. Beh, è divertente però. Sì, dai, una cosa simpatica da fare. Cioè, è stato super. Cavolo, potevo arrivare qua a prendere questo. Allora, siamo qui per fare un unboxing. Faremo un prodotto a testa, vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo messo nel nostro cestino e alla fine facciamo poi un calcolo. Inizio io? Inizia tu. Allora, ho preso le Paranoc della Veredus, misura M nero, quelle con l'agnellino. Perché? C'è una motivazione? No, non una motivazione precisa. Sono passata, mi piacevano, mi ispiravano, quindi questo è stato il mio primo acquisto. Ok, sempre rimanendo in tema di protezioni, le stintiere paranocche della Equic, quelle con il gel blu. Io qui davanti vedo un altro paio di protezioni, visto che l'altro giorno parlavamo di paraglomi. Ho preso i paraglomi Fast Bell della Veredus. Belli questi. Belli. Vai, infatti sì. Ne hai prese tantissime. Io ho preso... C'è due paia? No. Paranocche e... Ah, wow, tutto il set. Sì. Paranocche e stintiere della Veredus. Carbon, sì. Cioè ti sei fatta il set praticamente. Sì. Io invece, sempre rimanendo in protezioni, ho preso le stintiere marroni della Zandonà. Anche queste invece mi piacciono molto. No, non sono le stintiere. Paranocche. No, sono sempre paranocche. Sì? Niente, convinto. No, allora costano di meno.
Fregata. No, ero convinta fossero le stinchiere. Niente, ho preso le paranocche della Zandonà, sempre Carbonair, marroni. Poi invece io ho preso le staffe della Free Jump, bellissime, blu, consigliate da Fabio precedentemente. Sì. Allora, poi, vabbè, sempre ancora protezioni, fasce da lavoro felpate della Umbria. Ah, la mia cosa preferita, totalmente a caso, tre frustini che in scuderia servono sempre. Aspetta, anch'io ho preso un frustino. Poi, è ancora... Mi tocca a me? Sì. Guanti, questo. Leggerissimi, tra l'altro, perfetti per adesso che arriva il caldo. Questi sì, con sì. La retina. Super cute. Accessori, allora, io ce li ho qua sotto, gli accessori. Ho preso questa cintura della Equiline. Aspetta, Equiline in treccia elastica, azzurro e blu scuro, brunavi, azzurro, insomma, molto 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 carina questa, veramente molto elegante con questo intreccio. Anche io ho preso una cintura Equiline, penso che sia quella che noi vediamo lì così, che è quella, ah no, semplice, in corda nera, sempre Equiline. Però dell'Equiline, quindi sei stata fuori. Ma attenzione, io mi sono concentrata anche su una cosa che in realtà indosso, quindi valeva anche quella che avevo indosso volendo vedere, ed è la cintura della Desori. È bellissima, veramente bellissima, comodissima, la indosso tutti i giorni, quindi non potevo non renderla partecipe di questo acquisto. Poi io invece ho preso il gel della A Cavallo, che è una marca che mi piace tantissimo. Bello, quello è il Salvadarrese. Sì. Capezze, non so cosa sia successo nell'ambito. Questo è stato. No, perché aspetta, posso giustificarlo. Ma, io tre frustini. Comunque, e tutte le capezze. Sì, no, ma giusto? Una per Elvis, una per Rorò e una per Malaghegno. Giusto? Ho sbagliato un po' la taglia, però sul momento non avevo tanto tempo per sceglierla. Io invece ho preso prodotti della Cardelli Martin e sono il sapone per il cuoio e il districante per coda criniera. Sulla Karen Day è un po' copiata, però, perché anch'io ho preso Karen Day e ho preso il Coat Shine Conditioner. Carino questo, non l'ho mai provato. Cos'è? È arrivato il momento. È tipo un lucidante per il pelo, bello questo, non l'ho mai provato, mi interessa. E ho preso sempre per il pelo anche questo Dream Coat. E arriviamo alla parte abbigliamento. Cravattino, può essere definito plastron, cravattino, no? Equiline. Vai. Calzine Equiline, molto carine queste, tra l'altro, molto molto carine. Cappellino di Cavalleria Toscana. Sei stata furba, è furbo il suo shopping. Allora, io ho preso due integratori, non ho idea di che integratori siano, ma visto che spesso quando compro gli integratori ci spendo un reno, ho detto vabbè, proviamo. Ho preso un Pure MSM, questo secondo me non è tanto costoso, però. E vabbè, di qua anche l'altro direttamente, biotina. Infine ho preso questi pantaloni verde adatti per la primavera, dell'Equestro. Io ce li ho, belli, mi piacciono. Fatti leggings, bellissimi, stupendi. E questo era il mio shopping. Ok, tu hai finito, io invece ho ancora due cose perché ho pensato ai miei cavalli. Ho preso i biscotti all'aglio della Guidolin, pacchetto piccolo, mi sono contenuta, e il Likit Starter Kit. Questo. Allora, adesso noi facciamo un attimo una pausa, facciamo il calcolo finale di quello che abbiamo comprato e vediamo chi ha vinto questa sfida. E allora hanno fatto il calcolo finale, adesso ci diranno chi ha vinto questa sfida. Siamo pronte? Allora, prima annuncerò i vostri totali, poi scoprirete così chi ha vinto. Ah, ok. Allora, Etta ha totalizzato 1123,50 euro. Infatti, si vedeva. Elena invece ha totalizzato 745 euro. Capito? Significa che ho vinto. La strategia, la strategia è stata vincente. Ok, allora Etta ha vinto questa sfida. Brava. Sarebbe bello portarmi a casa tutte queste cose, ma le lasceremo fuori. Mi porterò a casa la vincita almeno. Esatto, batti 5 e vinto. Grande. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Sappiate che tutte queste cose sono presenti qui in negozio della Maestelleria, ma sono anche presenti sul sito. Vi lasciamo, vi ricordiamo ovviamente di usare il mio codice sconto che trovate qui, ma anche qui giù nell'info box. Mi raccomando,
raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social network, vi lascio anche ovviamente l'Instagram di Etta per seguirla e noi ci vediamo al prossimo video.